Come? Maiale. Ripeti? Maiale. Tanti auguri a te. Questa storia si divide in due parti. La storia di un ragazzo di 13 anni che fa video su YouTube e l'altra di un iPhone Pro Max. Non vi posso dire altro, per ora. E se invece io lo facessi? Ok. Ora comincia la parte seria. Capitolo 1. 16 febbraio 2009 nell'ospedale di Portoferraio nasce un bambino di 3 fottuti chilogrammi, figlio di due genitori e con una sorella maggiore. Interessante, eh? Questo bambino era un po' stronzo, fruttuoso, simpatico, lo definirei particolare, dai. Mi piace la musica, recitare, col tempo ho imparato ad apprezzare il buon cibo e non solo. Ora è un demente che fa video online, ovvero me. A parte che voi non ci avete ancora niente. Ma come cazzo è arrivata st'idea? Devo dire che l'idea mi fosse venuta mentre stavo facendo una gara di velocità su delle sedie d'ufficio, o più semplicemente mi fosse venuta mentre ero al cesso, ma no. Semplicemente ero lì in poltrona, seduto, a fare le video lezioni, vabbè. E poi devo scrivere questo script. L'idea è una nuova fase di un nuovo progetto. Vi voglio raccontare tanti vlog, tantissimo storytelling, ma senza far mancare mai la tecnologia. Capitolo 3. Ma io perché faccio video? Mi è sempre piaciuto scrivere storie, fare video e guardarne altri su YouTube. E quindi ho cominciato a farlo anche io, anche per soddisfazione e per occupare il tempo. Oltre ovviamente quello che ho scoperto in seguito, che è il divertimento. Ok, asco. Capitolo 4. Passato, presente e futuro. All'inizio ero solito nerd, youtuber, tutto da vedere, sono un po' cambiato perché avevo un iPhone 6S. Poi per già no, ho l'iPhone XS Max, sono condizionato. Ho cominciato a fare i vlog, andando, facendo una mia serie di esperimenti. Dopo il periodo vlog, non mi soddisfacevano appieno, avevo bisogno di fare, ho aspettato. Avevo già perché non è che un problema uno adesso. Sono tornato a essere un po' il tech youtuber, una primavera fantastica su questo canale, per carità, però siamo anche dei tech, tra cui anche buona parte di dove ho visto il canale, non fraintendiamoci, periodo fantastico, però non ero ancora soddisfatto. Quindi d'estate, dopo aver cercato di intraprendere una serie sullo storytelling, ho un po' preso una cosa in stima, ho fatto 3 video fra luglio e agosto praticamente. E finché poi a settembre ho ricominciato con il video sull'evento Apple che sarebbe arrivato, ma poi ho ricominciato veramente con l'unboxing MacBook Pro M1. Dopo questo periodo buio dove non ero soddisfatto appieno, come già detto, il mio operato, a settembre ho inaugurato la stagione 2, quella che oggi si sta per concludere. È stata tanta sperimentazione, tante idee, tanti nuovi progetti, tante cose che ora veramente vita. Sono uscite tante nuove serie come storytelling che ora iniziato a giugno, ecco, usare più concrete, più organizzazione in questa nuova stagione. La storia di cui mi ripartire da zero. Quasi mi dispiace dirlo, sarà una navigazione differente dalla precedente stagione,
meno organizzazione, ma fatta meglio. Io sono veramente soddisfatto di questo progetto. Questa settimana, che dite? In cui, beh, usano tanti vlog, un episodio di storytelling. Settimana prossima sul secondo canale usciranno vari video a tema Marvel, MCU e il backstage di questo video. Quindi anche lì vi aspetto in tanti. Nulla. Ah! Non ancora. Penso avete capito la ragione di questo titolo, ma forse la dovrei spiegare meglio. Va bene, la ragione di questo titolo. Sono 13 gli anni che sto facendo quest'oggi. E Pro Max, un nuovo iPhone, 11 Pro Max. Lo so, il 13 Pro Max magari l'anno prossimo, prossimo anno, spero che il 16 febbraio del 2023 non esca un unboxing del menu iPhone 14 Pro Max, oppure esca il video 14 Pro Max con un iPhone di non so che tipo e io che vi racconto le novità di questo canale. Beh, questo è il contenuto di cui vado più fiero alla fine, due settimane di editing, l'idea, come avete già scoperto, anche io ora sono venuto qua con un copione. Ma non lo sto seguendo perché sto andando di cuore di petto e sono un pirla. Perché ora devo capire come cazzo sistemarlo in editing. È bello venire qua. Qua vengo dove di solito rifletto un po', penso alle cose. È bello venirci con voi. Ora torno al copione e all'ultima parte di questo video. Io spero che in questo video non ci abbiate capito niente. Io lo dico con tutta sincerità. Spero che il prossimo anno, anzi sono convinto che il prossimo anno uscirà 14 Pro Max, come già detto prima. Non so cosa ci sarà, ma questa serie ogni anno magari cambierà anche nome, non lo so. Però questa tipologia di video sono convintissimo che l'anno prossimo tornerà. Sono contentissimo di questo contenuto perché è la mia massima espressione. Non nel senso che non possa dare di meglio, anzi è il peggio di me. Perché io spero che voi non ci abbiate capito niente in questo video, perché così e solo così avrei raggiunto il mio obiettivo. Non farvi capire nulla, perché questo è un trailer. Un trailer di 6, 7, 8 minuti, non so quanti siano, ma è un trailer. E sapete di cosa? Di questo fottuto canale. Questa potrebbe essere una perfetta outro, infatti lo è. Vaffanculo. Da domani escono i vlog. Sono un pazzo, sono un pazzo! Buonasera signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di iPhone. E perché? Perché parliamo di iPhone? Perché Apple ha fatto un po' di casino, diciamocelo, perché vende ora 7 modelli di iPhone differenti, che vi dico subito sono iPhone SE 2020, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Ok? E ora, oggi, ho deciso, vabbè, vi aiuto a scegliere. E partiamo dal meno costoso, da quello da 4,99 per il modello da 64 GB, che è l'iPhone SE che sta anche registrando questo video. È un iPhone 8 con A13 Bionic, però molto migliorato dall'iPhone 8, soprattutto nelle prestazioni fotografiche, soprattutto per la migliorazione, il miglioramento software che è stato apportato nella foto, cioè molto, molto buono.